Euroregione News. Donare la vita goccia a goccia. A Codroipo la sezione FDS ha consegnato le benevenenze con il sindaco Fabio Marchetti e il presidente Mauro Ciani. Qual è la situazione dopo il terremoto? Fino ai dati che abbiamo a tutto ottobre, un calo significativo delle donazioni da parte dei donatori della nostra sezione. Ci rimboccheremo le maniche come consiglio comunale per il prossimo anno, nel quale festeggeremo anche i 55 anni della sezione. Però sono qui a fare le congratulazioni e sono onorato che il presidente sia stato riconfermato nella persona dell'amico Ciani. Sono contento perché, a differenza di quanto lui ha appena detto, mi pare che questa associazione sia oltremodo viva e numerosa. Mi pare che siamo molti di più dell'anno scorso e anche per quanto riguarda i livelli di dono, Codroipo si attesta su livelli di eccellenza. Continuate su questa strada, avrete l'amministrazione comunale sempre al vostro fianco, lo sapete, però il bravo va scritto tutto a voi e al lavoro che fate sul territorio, perché è un lavoro capillare e, consentitemi il paragone, goccia dopo goccia per ottenere molto molto sangue, perché ne abbiamo veramente tanto bisogno. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.